è un po' più pepata dell'originale, infatti questa eroga 270 cavalli. Se ne è parlato in passato, se ne parla ancora oggi. Prima di giudicare un'auto però dobbiamo provarla ed è proprio quello che ho fatto io con questa 695 biposto Record. Buona visione. Giallo Modena, il colore della vernice di questa 695 biposto Record, davvero bellissimo. Poi, tra le montagne, spicca da morire. Le finiture per maniglione posteriore, maniglia porta e baffo anteriore sono in titanio. Il colore è il Tar Cold Grey. Il peso contenuto di 997 kg è derivato anche grazie alla presenza del cofano in alluminio. Di questa vettura sono stati prodotti 133 esemplari. Questa è la numero 14. All'interno della biposto Record troviamo la presenza di sedili a guscio in carbonio e un quadro strumenti con animazione specifica.
come cerchi monta OZ da 18 con pneumatici 215-35-18, l'impianto frenante maggiorato della Brembo e scarico a Krapovic. Una cosa degna di nota, la versione biposto comune, quindi non la Record, non questa che ho guidato, utilizza un sistema chiamato TTC, Torque Transfer Control, che simula un po' un differenziale autobloccante, ma non in maniera meccanica, elettronicamente. Invece la versione Record, quella che ho guidato io, monta proprio un differenziale autobloccante meccanico abbinato a un cambio a 5 rapporti. Ecco perché aveva quella trazione così bella, così piacevole alla guida, in uscita curva, soprattutto in condizioni di scarsissima aderenza, perché pioveva che Dio la mandava. Su questo punto devo dire che la 500 mi ha davvero, davvero colpito. In più questa, che è una versione molto più pepata, e vi lascio un link in descrizione qua sotto del video da vedere della bancata, eroga 270 cavalli e va veramente forte, quindi tutto di guadagnato. Me la comprerei? No, non me la comprerei, ragazzi, per vari motivi, tra cui è alta 1,49 m e lunga 368 cm, è un po' rotonda per i miei gusti, a me piacciono le auto molto più basse, tipo una Lotus, tipo un NSX. Come design non mi fa impazzire, costa davvero tanto, tra i 40 e i 50.000 euro, con quella cifra io personalmente opterei per un'altra macchina, ma soprattutto la cosa che non mi fa scalpitare per un acquisto del genere sono i 3 punti di contatto che ogni guidatore, ogni pilota ha sulla vettura. Al di là della seduta, che è un Subbelt fatto davvero bene, i 3 punti di contatto tra il pilota e la macchina sono il volante, i pedali e il cambio. Voi sapete che le macchine vere hanno 3 pedali. Beh, che questi 3 pedali siano però ignoranti. Questa qui mi dà l'idea di essere un po' una city car, perché la frizione è davvero molto morbida e il pedale dell'acceleratore è anche morbidino. Sì, quando ingaggi il tasto sport risponde meglio l'acceleratore. Anche il cambio, proprio nel traffico te lo godi perché è morbido morbido. Ma a me piacciono gli innesti più croccanti, quelli più duri, più secchi. Vorrei un po' di graffio, un po' di ruvidezza, se così si può dire, in più su quest'auto. Soprattutto anche nel volante, che è, sì, diretto, ma non è molto comunicativo. Si può dire sta cosa, magari mi manderete a cagare in tanti. Non lo fate, perché questo è solo un mio parere, una mia esperienza. Cioè, tra pedali, cambio e volante, mi sarebbe piaciuta un po' più di ignoranza. Più ignoranza, più graffi, più anni 80-90, non so come spiegare, questa l'hanno fatta proprio molto civile ed è un peccato, perché porca miseria, la macchina va di brutto, è affidabile, tiene la strada, esce fuori dalle curve che fa paura e soprattutto c'ha un sound con questo scarico a Krapovic della Madonna. Ma non me la comprerei, no. È sempre lo stesso pensiero il mio, è questo andare verso il futuro che filtra di più le macchine. Faccio un esempio che non c'entra niente, evitate di scagliare la prima pietra se siete senza peccato. La 1 Turbo, mi è piaciuta di più, va di meno, ma è ruvida, te piglia schiaffi. Queste auto moderne lo fanno un po' meno. Discorso trito ritrito, se vi annoiate cambiate canale, ma io vi voglio bene lo stesso. Oh,
Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, aiutatemi a supportarlo, è un click, è gratuito e venitemi anche a trovare su Instagram, Officina del Pilota. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, come al solito è sempre un piacere. Ciao da Matteo.